C'era una volta il parco delle terme di Acireale, oggi lo stabilimento cade a pezzi nonostante gli impegni e i fondi spesi dalla regione. Il futuro resta incerto, il servizio di Eleonora Mastromarino. Questo resta delle Terme di Acireale in provincia di Catania. La struttura di più recente costruzione, Santa Caterina, è completamente distrutta e vandalizzata. Così come il parco con l'antico stabilimento di fine Ottocento, Santa Venera. Sono irriconoscibili anche gli spazi più celebri. Questa è la piscina resa celebre da Nanni Moretti in Palombella Rossa ed è in completo stato di abbandono. Si attende da 10 anni che vengano concluse le procedure di liquidazione della SPA, capitale regionale che è fallita e che non eroga più servizi dal 2014. Debiti per milioni di euro più un mutuo non pagato alle banche che ha portato all'asta l'albergo e il centro polifunzionale. La regione li ha quindi comprati di fatto per la seconda volta nel 2020 pagando 9 milioni di euro serviti per saldare i debiti con i privati. Una volta saldati i debiti possiamo restituire l'intero complesso che ci abbiamo in usufrutto delle terme così che la regione attraverso un bando lo possa affidare in gestione a privati. Un capitale immobiliare che però ora in gran parte sembra aver perso ogni valore con un danno ancora da quantificare. Eppure le associazioni acese avevano provato nel 2015 a salvare almeno il parco, ripulendolo a spese loro. Dopo 3 mesi però la regione ha preferito chiudere. Fabio aveva portato qui anche un'altalena. Sigillato insieme a tutto il resto del parco. Io ho provato a riaverla non tanto per portarmela a casa, ma quanto per installarla in un'altra area pubblica del comune. E mi è stato risposto che non c'era prova che l'altalena fosse mia e quindi rimaneva qui a marcire.